post su Instagram? Il mio primo post, perché io sono andata da uomini e donne, ho detto, ma io non lo conosco, ma dai, che non te lo sei andata a vedere su Instagram? Dico, ma io non ho Instagram, cioè, non mi piace. Vabbè, su Facebook, no, Facebook ce l'ho avuto tipo il primo superiore, forse. Mi fa, fattelo, valla a vedere. Allora io mi sono fatta questo Instagram, perché a quanto pare tutte andavano così a guardarsi lui, le altre. E il primo post era un post che ero in macchina a aspettare una mia amica, e per noia dico, vabbè, fammi vedere su Instagram, me la metto. E una foto orrenda di me con una fascetta, cioè, proprio se la riguardo antica, poi ero piena di piercing, era un po' particolare così. E in macchina, annoiatissima, ho messo questa foto che pensava a lui, quindi con una dedica per fargliela arrivare, ma per me Instagram, cioè, l'avevo fatto solo per quelle cose lì, capito? Non sapevo assolutamente nient'altro. Quando hai capito che cominciava a diventare una cosa seria? Molto tardi in realtà, molto tardi, perché io vivo in un mondo tutto mio, cioè non immaginavo minimamente che dietro una cosa del genere potesse nascere poi tutto questo. E dopo Uomini e Donne ho iniziato a vedere e a frequentare persone che già ne facevano parte di questo ambiente, che già lavoravano con i social, e mi hanno detto, ma tu sei seguitissima, ma tu che fai, che non fai? Ho detto, guarda, io ho scoperto di recente che ci sono addirittura delle agenzie che seguono persone che hanno tantissimi follower, cioè ti rendi conto? Eh sì, certo, noi siamo tutti in queste agenzie perché sai, e quindi io quel giorno ricordo che iniziarono a spiegare la funzione vera e propria di questo lavoro e io rimasi molto molto affascinata, ma un po' scioccata, perché dissi, ma che lavoro è? Cioè io sto lì tutto il giorno, figa, incredibile, a fare le foto e mi pagano pure. Dico, vabbè, poi lo faccio sempre, però mentre cerco di capire cosa voglio fare realmente da grande. E inizio a giocare con questo Instagram che mi rendeva assolutamente indipendente, quindi era fantastico. Cioè, facevo le foto, ero sempre bella, ero sempre presentabile, curata, carina, ci guadagniamo soldi, però nel frattempo dicevo, ma che faccio da grande però? Cioè, che devo fare? E l'università mi ero iscritta, però non riuscivo a partecipare, non riuscivo ad essere presente ai corsi. E a un certo punto, quando ho iniziato a vedere che però questa cosa mi faceva guadagnare, che però non mi stancava, non mi stressava, ma mi divertiva, appassionavo, piacevo, divertivo di conseguenza anche loro, ho detto, capiamo un attimo che forse da questo giochino può nascere qualcosa di interessante. Sei una storia vivente. Ora, la mia prima domanda è, prima di chiederti il romanzo, tu prima mi dicevi, non so ancora cosa farò da grande, o qual è la tua storia? Cioè, sono venuti gli attori, i registi, delle persone, per esempio Ilaria Cucchi, che parlerà della sua storia. La tua storia qual è? La mia storia è che dal nulla, da un paesino, ma che non è neanche quello mio, dove sono cresciuta, da uno mio piccolo, dal mio mondo incantato, mi sono scaraventata, mi sono ritrovata in un ambiente assurdo e nonostante questo sono riuscita a rimanere autentica, ad andare senza calpestare nessuno, senza fare del male a nessuno, ma semplicemente facendo quello che più mi piace, con la massima onestà e sincerità, a prendermi quello che giorno dopo giorno mi vado a prendere. Cioè io sono sempre stata da quella parte lì e oggi mi ritrovo qui, questo è un pezzettino in più della mia storia. Quindi ogni giorno, passo dopo passo, la costruisco, perché vengo dal nulla più totale, non potevo mai immaginare un giorno di ritrovarmi su un palco del genere a parlare con delle persone come te, per esempio. Per me ancora questo è scioccante, quindi questo è un pezzettino più della mia storia. Non so, è strano anche per te, ci credo. Quindi la mia storia è una storia che giorno dopo giorno si costruisce, fatta di tanti piccoli passi, tanti piccoli sacrifici, di me giovanissima che lascio la mia famiglia e cerco di prendermi quello che voglio. Ultima settimana? Abbiamo venduto 120.000 più o meno copie. Ecco che è un miracolo. Strano, vero? Me lo stanno dicendo tutti. Io non conosco questo ambiente di libri, non so i numeri, come funziona, però mi hanno detto che sono veramente tanti, ci credo. Allora, uno, perché hai deciso di scriverlo? Ma io in realtà non volevo scrivere questo libro perché ero un po' terrorizzata nel rivivere tutto. Poi una persona... Ricordiamo il titolo. Sì, si chiama Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza. Questo ci tenevo proprio a precisarlo. E non volevo scriverlo questo libro, poi una persona speciale mi disse provaci. Chi è? Non l'ho mai detto, perché secondo me a lei non piace essere citata, non piace... Non il nome, cioè... Che cosa è una donna, è una donna che rappresenta... Lei forse è stata la prima a credere in me, ecco, ti dico un po' così. È una donna che senza nessun tipo di interesse, quando ho bisogno di un consiglio me lo dà, obiettivo, e... È stata forse sì la prima a credere in me, la prima ad avermi subito inquadrata, ad avermi detto guarda che vai un attimo in oltre, perché forse
forse tu ce la puoi fare. E io non male incontrare delle persone così. Non male, sono stata molto fortunata, sì. Sì. E proprio lei mi disse, scrivilo questo libro, tanto tu questo morto non te lo sei mai pianto, scrivitelo, poi magari non lo pubblichi, però magari può aiutarti, capito? Può farti del bene, può fare del bene a delle altre persone. Io, ma no, a me mi peggiorerà. Va bene, allora non essere egoista, prova ad aiutare qualcun altro, qualcuno che ci sta passando. Tu comunque intanto inizia a scriverlo, poi quando sarà, se sarà, lo pubblicherai. E quando, mi ricordo ancora il giorno che ho finito di scrivere il libro, dissi che comunque lei è proprio un genio, cioè lei è un genio, perché lei mi disse dai fallo per gli altri, perché mi era andata a toccare un po' su questa mia vena la croce rossina, mi dice, no? E disse dai fallo per gli altri. In realtà lei obiettivamente mi disse questo, ma lei voleva che io lo facessi prima di tutto per me. E infatti è successo questo, io ho scritto questo libro e ho proprio chiuso un capitolo della mia vita, mi ha servito tantissimo e lì ho deciso di pubblicarlo, non all'inizio, perché all'inizio non avevo questa voglia. E sono contenta, ad oggi vi dico che sono contenta di averlo fatto. Ci sono stati dei momenti in cui mi sono particolarmente pentita. Dicono, quali? Chi me l'ha fatto fare, tutti che ne riparlano, oddio non c'ho voglia, però questo, però oddio, mi chiederanno anche di questo, no, io non volevo che loro si soffermassero su questo, magari volevo. Sono stati dei vari momenti, ma piccoli, sciocchi, però nella mia testa ci sono stati momenti, sarei falsa a dirti il contrario, dove mi sono detta, ma chi me l'ha fatto fare? Chi me l'ha fatto fare? Perché poi è un tema un po' particolare, e quindi sempre lì a mettere, però alla fine ad oggi ti dico che sono molto contenta per i messaggi che ho ricevuto.